nel mondo del Ballet Journal ormai da un po' di tempo, anzi, forse da prima che diventasse così famoso. Adoro le moleschine e adoro organizzare la giornata e tenere traccia di ciò che faccio. Io utilizzo una moleskine dotted perché la trovo davvero comoda per questo genere di cose. Qualche mese fa ho girato un altro video sempre riguardante le moleskine, vi lascio il link in bio. In questo video vi mostrerò il mio setup di agosto. Adoro i pennarelli con la punta a pennello e mi attrae il mondo della calligrafia, ma al momento non sono attrezzata con i Tombow, robe varie, perciò utilizzo i miei fedeli Pantone. Ricordate solo di mettere un foglio dietro la pagina su cui state scrivendo, perché purtroppo l'inchiostro trapassa molto. Decoro la pagina iniziale con una bella fetta di anguria floreale e la preview del mese. Thank you.
scritte, in assenza di penne adatte, utilizzo tratto pen Faber-Castell, di solito 0.2, 0.5, 0.8 oppure pennarelli Stabilo. Se non avete doti artistiche, ricordate che è importantissimo liberare la creatività. Quindi non importa il risultato finale, ma importa il fatto che voi ci proviate. In seguito organizzo i miei box preferiti, come ad esempio YouTube, cose da fare, libri letti nel mese e tutto ciò che mi può tornare utile. Sperimentando anche un habit tracker che per il momento lo trovo davvero comodissimo. Per le pagine settimanali divido in tre parti ogni pagina e sperimento sempre cose diverse, quindi sbizzarritevi. Utilizzo anche tanti sticker, mi piace decorare la mia moleschina e renderla molto colorata. Iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto. Ciao!